provincia il centrodestra unito presenta il suo candidato alle elezioni del presidente della provincia. Con noi Mariano Falcone, coordinatore provinciale del Movimento Noi per Salvini. Lega, ecco, la scelta di Monaco è condivisa da tutto il centrodestra? Sì, la scelta di Roberto Monaco è condivisa da tutto il centrodestra. Abbiamo fatto una sintesi, è stata proposta da Fratelli Italia e da Forza Italia. La Lega ha accettato senza riserve la scelta di Roberto. Dobbiamo fare una battaglia che serva a cambiare gli assetti di questa provincia dopo l'amministrazione di centrosinistra. Con quali progetti e programmi vi presentate a questa competizione elettorale? Ma noi ci presentiamo prima di tutto con la consapevolezza di, in caso di vittoria, di ereditare una provincia indebitata. Una provincia indebitata perché secondo noi non è stata gestita bene, ma non vogliamo nemmeno essere cattivi. Purtroppo questo tipo, la riforma del Rio ha fatto sì che le province fossero svuotate dagli aiuti economici dello Stato, per cui si è riversato tutto su un ente che si trova a dover amministrare una provincia immensa come quella di Salerno senza avere risorse economiche. Gigi Cascello alla presentazione del candidato del centrodestra all'elezione del presidente della provincia. La scelta è caduta su Monaco, sindaco di Campagna. Sì, la scelta è caduta sul sindaco di Campagna. Noi come Forza Italia abbiamo ritenuto, e colgo l'occasione di ringraziare Costabile Spinelli, l'amico Costabile Spinelli, sindaco di Castellabate, che proprio per contribuire in maniera sostanziale e decisiva all'unità del centrodestra ha deciso di fare un passo indietro. Noi avevamo avanzato la necessità di intervenire e di affrontare questa elezione con una figura civica che in qualche modo si richiamasse al centrodestra. La scelta è caduta su Roberto Monaco e questo è stato possibile anche per la forza e la volontà di Forza Italia, che è partito di maggioranza, dimostrato anche con la raccolta delle firme in maniera corposa per la presentazione del candidato, di fare un passo indietro e dare e investire su questa civicità. Onorevole, ma queste sono ancora lezioni importanti alla luce del decreto del Rio che ha svuotato le province? Ma io mi auguro che si torni a votare quanto prima, restituendo ai cittadini il diritto di votare. Quando questa cosa avverrà, noi saremo pronti per affrontare anche queste lezioni. Però per il momento, ecco, è passato adesso il nostro candidato. Roberto Monaco è sicuramente la figura più idonea per dare una svolta nella grande difficoltà che vivono le amministrazioni provinciali. È un ottimo amministratore, ha ben fatto a Campagna, ha stravinto l'elezione al primo turno, quindi credo che a questo punto il miglior candidato civico che mettesse insieme tutto il centrodestra non si potesse trovare. L'ultima battuta per quanto riguarda il suo partito, impegnato il prossimo 22 ottobre in un appuntamento importante in quel di Capaccio. Noi non ci nascondiamo né nascondiamo le difficoltà che Forza Italia vive in Italia, un po' meno nel Mezzogiorno, ma sicuramente dove abbiamo avuto un grande risultato. Per la prima volta abbiamo tre parlamentari eletti in provincia di Salerno, la stessa Marzia Ferravioli, l'unica a vincere il collegio tra l'altro del Cilento, Enzo Fasano è il nostro capolista, io che ero nel listino proporzionale, e proprio dietro la professoressa Ferraioli. Quindi ma cosa si parlerà a Capaccio? A Capaccio il tema di Capaccio è più sud, più Italia, perché noi riteniamo che non ci possa essere uno sviluppo vero di questo paese senza lo sviluppo del Mezzogiorno, uno sviluppo che non può passare attraverso il reddito di cittadinanza, che impoverisce e intristisce ancora di più chi non ha lavoro. La dignità passa attraverso non il decreto dignità, anche i 5 Stelle e la maggioranza hanno voluto, 5 Stelle hanno proposto, e anche con i voti della Lega, questo a me dispiace, perché spero sempre che la Lega capisca che la propria casa è all'interno del centrodestra. La dignità delle persone passa attraverso il lavoro. Ci dicono sempre, ma voi non avete trovato il lavoro? Sicuramente nella stagione del presidente Berlusconi l'economia si è mossa e qualcosa è accaduto per chi cercava lavoro. Con questo approccio, cioè quello di dare un sussidio sicuramente anche importante, ma le forme di assistenza e di sussidi già esistono. Chi perde il lavoro almeno per 2 anni ha la mobilità, cioè bisogna essere chiari su questa cosa. Chiaro, se noi vogliamo, immaginiamo invece di dare risposta al sud con un sussidio di povertà, questo le faceva un altro
durante il ventennio, e non credo che sia andata bene, insomma, che spero che l'Italia non abbiano diventato le tessere annonarie. Ecco, questa qua che fanno come è una sorta di tessere annonarie. Allora potrà, che chi avrà questo sussidio potrà spendere in beni alimentari, poco altro. Quindi, voglio dire, quindi da questo punto di vista noi riteniamo invece che il futuro di questo paese passi attraverso il lavoro. Il 22 ci vediamo a Pessum, all'Hotel Savoy, parliamo con gli imprenditori, ci apriamo a tutti, sarà presente anche porterà il suo contributo, da persona che sicuramente non fa riferimento al nostro partito, ma che è un uomo importante dell'industria, c'è cioè il presidente nazionale di Confindustria, Enzo Boccia, che tra l'altro è un salernitano e fa onore alla nostra provincia. Ci saranno i parlamentari di tutto il Mezzogiorno, ci saranno gli amministratori locali, i giovani del nostro partito. Ecco, una giornata per creare, anche per rafforzare la comunità politica di Forza Italia, ma soprattutto per ascoltare gli imprenditori, il mondo delle università, tutti. Antonio Iannone, tutto il centrodestra punta alla elezione al presidente della provincia sul sindaco di Campagna Roberto Monaco. Perché questa scelta? La candidatura di Monaco, oltre a essere un'opportunità per il territorio, dico io, è un dovere per tutti quegli amministratori liberi che veramente vogliono tracciare un futuro diverso della provincia di Salerno. Come denunciavo in tempi non sospetti, la legge del Rio è stata un autentico fallimento che ha distrutto questo livello istituzionale fondamentale per un territorio come il nostro, che è composto anche di tante piccole realtà. Al tempo il PD facevano i professori della buona amministrazione, abbiamo visto in questi 4 anni di canfora che cosa sono stati in grado di combinare, con strade provinciali abbandonate a se stesse, scuole che sono nell'insicurezza più totale, parliamo delle scuole medie superiori, quelle che sono di competenza della provincia. Con la nostra gestione non si era conosciuto un giorno di emergenza rifiuti, invece... Lo ricordiamo, lei è stato presidente della provincia. Invece purtroppo la triste cronaca parla di tutt'altre cose, e anche dal punto di vista amministrativo ne hanno combinate di tutti i colori, hanno mortificato il capitale umano, i dipendenti della provincia, anzi voglio esprimere solidarietà ai dipendenti del settore biblioteche, musei e pinacoteche, che allo stato attuale sono figli di nessuno, non si sa se sono dipendenti della provincia o dipendenti della regione. Hanno nominato un direttore generale esterno che è costato migliaia di euro all'amministrazione provinciale, per la quale sono stati anche condannati dalla Corte dei Conti. Strianese è la continuità di questa amministrazione canfora. Noi diciamo che è tempo di cambiare pagina e Roberto Monaco, sindaco di Campagna, rappresenta certamente l'alternativa. Ecco, cambiare pagina, dicete, ma con quali progetti, quali programmi, una provincia molto vasta con tante problematiche come lei sosteneva? Mi fa piacere la domanda, perché altra cosa di cui si scrive poco è che la provincia di Salerno ha avuto oltre 382 milioni di euro di finanziamenti sull'accelerazione della spesa, proprio per fare il risanamento delle strade, per mettere in sicurezza le scuole. I cantieri sono fermi al palo, non sono stati in grado neanche di finalizzare i fondi che la mia amministrazione aveva intercettato. Io a livello nazionale sono sostenitore, ed è stato approvato anche un mio ordine del giorno all'interno del mille proroghe, del ritorno al voto diretto, perché i cittadini devono scegliere i propri amministratori, e sono anche convinto che questo livello istituzionale recupererà autorevolezza soltanto se ci sarà il ritorno al voto. Però intanto c'è bisogno di amministratori capaci, proprio perché la situazione è molto difficile, e noi siamo convinti che Monaco abbia già dimostrato di avere tutte le capacità amministrative e politiche per fare bene. Il sindaco di Campagna Roberto Monaco è il candidato del centrodestra per le elezioni al presidente della provincia di Salerno. Onorato per questa scelta? Onorato, con tanto senso di responsabilità addosso, però è un segnale magnifico. Non era per nulla scontato che la coalizione di centrodestra esprimesse in maniera unitaria e condivisa
questa candidatura, un segnale forte non soltanto per la provincia di Salerno, che è tra le più grandi d'Italia, ma evidentemente un segnale forte anche a livello regionale e nazionale. Ecco, con quali progetti e programmi vi presentate a questa competizione elettorale, considerando che, come diceva lei, questa è una delle province più vaste d'Italia, con una serie di problemi risolti? Tra l'altro il decreto Delrio ha creato non pochi problemi per quanto attiene all'arrivo di fondi. Beh, guardi, con una cosa molto semplice, senza lasciare, lasciamo perdere qui i ragionamenti, i voli pindarici, eccetera, eccetera. Io credo che noi dobbiamo offrire una opportunità di discontinuità rispetto all'amministrazione degli ultimi 4 anni. Chi è contento di come sono andati non deve votare noi.